E sotto il sole che faceva risplendere tutt'oro la lanterna di Santa Maria del Fiore, c'era di nuovo che, siccome la sede della Camera del Lavoro non bastava per ospitarli riuniti in assemblea, i muratori di Firenze, che sarebbero scesi in sciopero l'indomani, raggiungevano il poggio di Monte Rivecchi e costi giunti facevano una specie d'appello e cominciava la discussione. Colui che aveva la parola saliva in alto sul pendio, gli altri ascoltavano seduti o in piedi al riparo dei faggi, fin sul greto del Terzolle che scendeva a valle, un rivolo appena per buttarsi nel mugnone. C'era a momenti una gran pace, il verde lasciava scampo alla calura, si levava una voce e si zittivano le cicale. Qualcuno il fiasco non l'aveva dimenticato e ora faceva il giro. Ora lo riempiva d'acqua la sorgente, che era a piè del dirupo, e anche l'acqua serviva, seppure non gli si facesse la stessa festa e lo stesso onore. La città era lontanissima, sprofondata al di sotto della carreggiata che un muricciolo proteggeva. Ed essendo mattino, essi non disturbavano, nonché l'ordine pubblico, nemmeno le coppie di innamorati che non c'erano. La polizia o i soldati non avevano motivo di intervenire. Erano dei muratori che si ritrovavano il mattino della domenica e parlavano di se stessi e del loro lavoro, come parlavano dei santi padri, qualche prato più sopra, quel gruppo di seminaristi e delle loro città, dei loro paesi e delle loro case. Le reclute che bivaccavano ora nel campo del poligono lì vicino. Superandole lungo la strada di Careggi e udendo uno rivolgersi in napoletano al compagno che gli stava a fianco, Metello gli aveva detto: Iam, ya, rancio fellò. E il soldatino, sorridendo, la fronte grondante di sudore, Acqua caura e sapò, gli aveva risposto, e subito dopo: Paesà, tenisse venu sigari. C'era questo di cambiato e qualcos'altro ancora, da un anno a questa parte, che riguardava direttamente i loro muratori e che non si può tacere. Il 4 aprile 1901 è una di quelle date che le patrie scritture si dimenticano di registrare. Male. Coteste date ricordano dei pacifici avvenimenti significativi, quanto delle battaglie perse o vinte a seconda delle interpretazioni, ma nella loro modestia più tragiche di Lissa e più memorabili di Porta Pia. Lo storiografo non dovrebbe lasciar passare altri 50 anni per farsene una nozione. Cerchi, frughi, sono circostanze che la cronaca spesso tace, pur cause, ma anche perché in apparenza sono episodi che non interessano la pubblica opinione. Si preparava in quei giorni il quinto concorso ginnastico nazionale. La Magona annunziava il suo primo dividendo del nuovo secolo. Infine, la nazione offriva a puntate un romanzo avventuroso dal titolo singolare e profetico, Il bandolo della matassa. Ciò allo storico potrebbe servire di illuminazione. Un filo della nostra matassa nazionale si dipanava infatti quel 4 aprile 1901 su un teatro romano dove Zeppi il palcoscenico e la sala si teneva il comizio dei muratori. Era il più affollato e agguerrito congresso di categoria che si fosse mai avuto. C'erano 1750 rappresentanti delle varie arti muratorie. Delegati muratori, badilanti, terrazzieri, gessisti, manovali di ogni regione. Sul palcoscenico spiccava la bandiera della società emancipatrice. Sul proscenio, nei palchi, giù in platea, era un incrociarsi di dialetti. Il veneto si capiva col siciliano. Musumeci di Palermo con Tian di Padova, Bignardi con Cortiello, un bolognese e un napoletano. Nomi tipici. Ma d'altronde c'è un punto in cui la realtà non consente trasfigurazioni. E Zanzi di Macerata, Borghesio di Torino, Grossetti di Milano,
Paladino di Bari, Geminiani di Firenze, decine d'altri. Erano i capi delle delegazioni. Presiedeva l'operaio Nardi. Siccome gli spettava, era un primo muratore tra i più anziani, era romano, aveva provveduto all'organizzazione e pensato ad ordinare 6 porchette che avrebbero consumato, finiti i lavori, sui prati, dietro la lungare Villa Corsini e su per il Giannicolo. Si sarebbe pagato 6 soldi la porzione. C'era un Giuseppe Rossi di Pistoia, un Giuseppe Rossi di Verona e un Giuseppe Rossi di Benevento. Sentendosi chiamare, si vollero stringere la mano e bere allo stesso bicchiere. Beppe, Beppi e Peppiniello. C'era un Calabri di Arezzo e un Lombardo di Catania e un Salvatori di Como. Fu lui a tenere la relazione. Sono nomi dimenticati, oscuri anche in vita, ma che per generazioni di muratori ebbero un viso, una voce impossibile da scordare. E di cui si ripetevano le parole, le esortazioni, la forza di volontà che lasciavano trasparire. Parlò Borghesio per primo, fece la chiama e porse il saluto al nome del settentrione. Gli rispose Cortiello e poi si alzò Nardi, che stava in mezzo a loro, e fu un modo di simboleggiare che c'era presente come c'era tutta Italia, e di su o di giù che fossero. I loro problemi erano gli stessi, le stesse strettezze uguali, identiche, le rivendicazioni da porre e le debolezze da denunciare. Queste non le nascondevano. Nel corso della sua relazione, Salvatori disse: L'inosservanza delle tariffe è in parte dovuta, cari amici e cari compagni, alla poca fermezza dei lavoratori che hanno ceduto agli imprenditori. E aggiunse: Ce lo vogliamo dimostrare? Ce lo vogliono dimostrare? Fu una giornata memorabile, come la nascita del primo figlio, come una liberazione dal carcere. Di più, fu come tuffarsi in un elemento naturale, mani che si stringevano e avevano uguale la ruvidezza e l'energia, gli stessi visi bruciati, lo stesso mal d'aria. Gli stessi caporali e imprenditori da maledire o da lasciare in giudicato. Se già prima non lo sapevano, adesso erano certi di non essere soli. Questo li affratellava più di ogni mutuo soccorso, più dello stesso partito. Non c'era paragone. Ogni lega cittadino provinciale veniva a fondersi moralmente con le altre. Quante erano le mani che operavano per dare un nuovo viso alle vie e piazze d'Italia? Ora, finché avessero potuto, si sarebbero stese fraterne da impalcatura a impalcatura e da Catania a Milano, da Musumeci a Borghesio. Dopo questo bagno d'amicizia, di solidarietà e di umano calore, di istruttive esperienze partecipate, si sarebbero sentiti invulnerabili. Erano partiti coi denari misurati al centesimo delle collette, con le ruote di pane nei fazzoletti. Toni colorati col fiasco di vino e 2 etti di salame. Gli sembrò lieto l'addiaccio e volarono le ore sul treno che le riportava alle loro città. A Torino c'era Borghesio, a Napoli c'era Cortiello, a Padova c'era Tian, a Catania c'era Lombardo, a Livorno c'era Pagliai. Si sentivano moltiplicati. I delegati di Firenze con a capo Geminiani recavano in sé delle immagini. E poche parole, ma lapidarie. Le tariffe sono all'osso, bisogna farle rispettare. 3 lire e 40 centesimi, 3,05, 2,15, 1,75. Queste erano le tariffe secondo la scala del mestiere. Primo muratore, muratore, mezzo muratore, manovale. E dal momento che il pane costava 10 soldi al chilo e 10 centesimi una mescita di vino, si mangiava la carne la domenica a mezzogiorno, non tutte le domeniche. Bastava si guastasse il tempo un giorno, era finita. D'inverno gli venivano i buchi nelle gote e piuttosto che cristiani avrebbero preferito essere una marmotta, un tasso, un ghiro, loro e tutta la famiglia. Le tariffe bisogna farle rispettare. Borghesio era di già sceso in sciopero.
Dopo 2 settimane, gli imprenditori torinesi avevano capitolato e i salari erano stati aumentati di 3 e 2 soldi. Ed era sceso in sciopero Bignardi e anche lui aveva vinto. Era maggio, giugno, era la stagione buona e gli imprenditori ci dovevano pensare prima di vedersi deserto il cantiere. Ma Cortiello aveva resistito una settimana appena, appena e aveva perduto. Le creature debbono mangiare, scriveva. Per questo aveva fallito e per la poca fermezza di cui aveva parlato Salvatori. E si erano decisi loro a Firenze in giugno, dopo 15 giorni erano dovuti tornare nei cantieri. Specie tra coloro che venivano dalla campagna, fin dai primi giorni c'erano state le defezioni e i padroni, il commendator Fiaschi, il signor Taiuti, Madì, gli avevano detto: quando ve li levate cotesti grilli? Ma se i prezzi non fanno che ribassare, lavoro non ne manca, ma se preferite che si chiudano i cantieri? Era passato un anno, i prezzi si erano stabilizzati e i salari erano ancora quelli, tutti di 2 o 3 soldi al di sotto delle tariffe. All'ultimo scatto nemmeno l'ingegner Badolati aveva voluto aderire e loro ci si riprovavano. Questa volta proprio coloro che venivano dalla campagna e dai quali un anno prima, perché facessero i crumiri, gli imprenditori avevano lasciato intravedere una ricompensa che poi non c'era stata, sembravano i più decisi. Era la domenica del 14 maggio del 2. Avevano parlamentato fino alla sera del sabato coi padroni, inutilmente. Dall'indomani sarebbero scesi in sciopero. Era sì, la buona stagione, ma anche gli imprenditori si erano passata la parola da un capo all'altro d'Italia. Cortiello, malgrado le creature ci aveva riprovato, avevano retto 22 giorni senza successo. Paladino a Bari lo stesso, c'era scritto sull'avanti, ne parlava anche la Nazione. Costruivano sul lungomare ed ora, dopo 2 settimane di sciopero per rappresaglia, le imprese avevano sospeso i lavori. A Padova, Tiana e i suoi si erano contentati di 6 centesimi dopo 10 giorni. 6 centesimi ai muratori e 3 ai manovali. Mezzo soldo tra poco, ma bisognava tentare. Cortiello ci aveva riprovato. Paladino subiva la serrata e Pagliai a Livorno era a 2 settimane e resisteva. La stagione era buona. Sospendere i lavori non conviene a tutte le imprese e anche mezzo soldo in capo al mese fa un diecino. Essi chiedevano 6 soldi per i primi muratori e via via 5, 4, 3 per i manovali, in più delle tariffe finora retribuite. Chi non è d'accordo, disse del buono, alzi una mano. Ora il sole batteva a picco, filtrava attraverso il verde dei faggi come tante spade. L'estate era venuta in anticipo, ma essi c'erano abituati. La più parte conservava il gilet sopra la camicia della festa e teneva la giacca sul braccio. Guardavano in alto del buono che parlava. Stavano a bocca aperta ad ascoltarlo o masticando la cicca o un filo d'erba, d'avena. Del buono gli parlava in piedi e dall'alto del poggio, tutto chiuso nella giacca che gli arrivava ai ginocchi, mezzo strozzato dal solino, gli occhiali a pizzicotto sul naso e ripeteva la domanda. Chi non è d'accordo rappresenti le sue ragioni. C'era tanto silenzio che venne avanti l'eco e si ingrossò il coro delle cicale. Ragazzi, disse ancora del buono, chi ha un rospo lo sputi. Perché se a un certo momento in pieno sciopero dovesse saltar fuori qualche crumiro, ho l'impressione che questa volta ci sia gente disposta a fargli del male. E questo bisogna non succeda. Non aspettano di meglio gli impresari. Lo ascoltavano, sparsi per il pendio a gruppi o addirittura inginocchiati, come stavano alcuni, sembrandogli di riposare meglio che seduti. Erano più di 300 e di tutte le età, dal manovale che non aveva 20 anni al più anziano che aveva passato la sessantina e che non era più Renzoni, ormai ritiratosi all'Impruneta dove viveva a carico di una figlia vedova e dei nipoti, uno dei quali era manovale ed era lì e doveva ancora andare soldato.
Il decano, diciamo, adesso era Lippi, stava appoggiato a un albero con la spalla a qualche passo da Del Buono. Era piccolo e dritto, malgrado l'età, aspirava al vuoto il cannuccio della pipa di terracotta e fu il primo a intervenire. Voglio dire io una cosa. Bravo vecchio, gli gridarono. Rompi il ghiaccio con questo calore. Che è? No, non ho nessuna voglia di scherzare. Aveva due occhi come due spilli e furbi, arguti. Era un divertimento sentirlo parlare, lo si pigliava sul serio e insieme non si poteva fare a meno di ridere. Io allo sciopero ci sto, ci sono sempre stato, soltanto volevo dirti. Oh, Del Buono, mi meraviglio di te. Ti sembra cotesto il modo di parlare? Tu minacci. Io, se tu vuoi, sai cosa fo'? Metto in tasca la pipa e ci si prova. Fece seguire il gesto alle parole e questo suo intervento riuscì a diradare l'impaccio che c'era un po' in tutti, siccome era la circostanza che lo determinava, anche nei più decisi. L'ilarità che seguì li mosse. 3, 5, 10 mani si alzarono, non per significare il proprio disaccordo, ma per chiedere la parola e ripetere, ciascuno a modo suo, il concetto espresso da Del Buono e che condividevano. Fu come se ciascuno sentisse il bisogno di ripetersi le proprie ragioni per dimostrare a se stesso di essere nel giusto e come per darsi coraggio, una volta impegnatosi, di correre l'avventura. Era per tutti un'avventura, ma anche se non li avesse animati un sentimento di dignità, di ribellione. C'era la propria privata situazione a deciderli, la precarietà delle loro condizioni, in certi casi la fame li spingeva. Pongo il mio caso, uno disse. Era un uomo ancora giovane, bruno, dallo sguardo mite e deciso, il volto magro, i baffi corti, la mosca sotto il labbro. Era in corpetto e maniche di camicia, questa senza solino, fermata al collo da un gemello. Come sa chi mi conosce, ho 28 anni e sono mezzo muratore. Mi chiamo Donnini Aminta, vengo dal Ponte Aema, lavoro nel cantiere Badolati di via 20 Settembre. E prima, da manovale, stavo sotto il Taiuti, Cipressino mi conosce. Metello assentì e Del Buono disse: Anch'io ti conosco, bravo, parla. Pongo il mio caso. Ero bracciante, prima di far questo mestiere più di 10 anni fa. E nelle campagne c'era anche allora sempre meno lavoro perché ha bisogno di andare a giornata. E poi fare il bracciante è un mestiere? Sei lo schiavo del fattore e del contadino. Il padrone non ti conosce nemmeno, mai. Sei lo schiavo dello schiavo dello schiavo. E fatichi e guadagni di conseguenza. Meno di uno dei nostri manovali. Purtroppo, borbottò il ragazzo Renzoni, se no chi si sarebbe mosso dall'impruneta. Ora stammi a sentire. Avanti da andar soldato, mi ero impegnato con una brava ragazza. Mi ero preso anche l'acconto. Ora è la mia donna e non c'è nulla di vergognoso a farlo sapere. Al Ponte Aema l'hanno sempre saputo. Lei l'ebbe a dire in confessione e il pievano la tolse dalle figlie di Maria. Così la voce fece il giro del paese. Ero di già militare e appena congedato, non me la dovevo sposare, l'ho sposata. Anche perché ci si voleva bene, ma in municipio l'ho sposata, non in chiesa, e non perché io sia ateo dichiarato, ma perché al Pievano, appena tornato da fare il militare, la prima cosa che feci, gli feci uscire il sangue dal naso, e sono stato per questo, 7 mesi alle murate. Peccato, quelle che ti andranno di fuori, Aminta, gli gridarono. Poche andarono di fuori, ve l'assicuro. Era ancora in età di poterle sopportare. Lo bacchiai seguendo un ragionamento. Poi feci conto che la ferma invece di 3 anni fosse durata 3 e mezzo. Questo succedeva 2 anni fa, quando uscii dalle murate, mia moglie aveva appena partorito. Ti eri preso un acconto più grosso, a quanto pare, disse Lippi il decano, e giù per il pendio sotto il sole scrosciò una gagliarda risata. Rise Aminta con gli altri e disse: Dopo 3 anni di ferma, capirai. Tuttavia, l'interruzione di Lippi e l'ilarità che essa aveva suscitato
sembrarono spegnere la foga del giovane muratore, che un attimo indeciso, dopo essersi guardato attorno, anche se adesso nessuno più rideva, rapidamente concluse: "Questo per dire che oggi i figlioli sono due. Il secondo ha 8 mesi e non abbiamo ancora potuto mettere su casa. Mia moglie sta coi suoi al Ponte Aema e io dormo nella baracca in cantiere 6 giorni la settimana. Ci si incontra la domenica come dei fidanzati a mezza strada, siccome i suoi sono contadini e la terra dove lavorano è della chiesa. Il pievano gli ha permesso di tenere lei e le creature, ma li ha minacciati di mandargli la disdetta se viene a sapere che danno ricovero a me. Anche per un'ora, vi par giusta?" chiese, alzando il tono della voce. "Che dopo aver lavorato una settimana da 2 anni, senza perdere una giornata, uno come me non sia in grado di poter affittare 4 mura e riunire la famiglia?" Tacque e prese il fiasco dell'acqua e beve a garganella. "Sicché," gli domandò del buono, "per te lo sciopero va bene?" "E allora," disse Aninta. Si asciugò la bocca sull'avambraccio. "Perché avrei parlato?" E subito aggiunse: "Mi appello a tutti quelli che vengono a lavorare dalla campagna, che come me tornano a casa una volta alla settimana, anche se non si trovano nella mia combinazione particolare. È vita dormire 6 giorni la settimana in cantiere, mangiare asciutto più spesso anche la sera, e poi fare 15 o 20 km a piedi il sabato col buio e il lunedì mattina per portare a casa che, se le nostre donne non facessero bucati e non andassero a opera anche loro, non si crescerebbero i figlioli. Sempre chi una casa ce l'ha, io non ce l'ho," ripeté. "Mi appello a voi che venite di campagna. È giusta che si sia sfruttati a questo modo?" Gli risposero più voci insieme, come tirate l'una dall'altra, in coro. "L'altro anno ci presero in tranello, ci promisero un soprassoldo, perciò dopo 2 settimane si tornò al lavoro, ormai è risaputo. E anche perché non si sapeva come tirare avanti, non si voleva fare i crumiri. Ma all'atto pratico fu così. Parliamo uno per volta," gridò del buono, "e non rivandiamo il passato. Non è questione di rinfacciarsi delle colpe. L'importante è che ci sia servito di lezione. Prendiamo esempio dai padroni. Vedete loro come sanno stare uniti? Anche l'ingegner Badolati, che è il più grosso e sembra aver sempre il cuore in mano, avete visto in questa occasione che si trattava di venire al sodo, come si è tirato indietro anche lui? Uno per volta, via! Chi ha chiesto la parola?" Seguì un silenzio e tornò più forte vicino il frinire delle cicale, il cinguettio dei passeri che volavano a stormi sulla cima degli alberi e contro il cielo. "Avanti," gli esortò Giannotto. "Forza," disse Metello, "se c'è chi ha qualcosa in contrario, come spiegava del buono." Ed improvviso gli ridevano gli occhi ancor più, si sarebbe detto la voce, per questo era intervenuto. "Tu ad esempio, Tinai," aggiunse rivolgendosi a Olindo, che sedeva a pochi passi distante, che fisicamente proprio in quella gran calura si sentì percorrere da un brivido e agghiacciare, "appartieni da poco alla categoria. Che te ne sembra? Ci si comporta bene?" Più che rispondere, Olindo farfugliò: "Sono domande da fare. Certo, ho anch'io modestamente un'esperienza di miniera che non continuò. Come mangiandosi le parole, fissava il fratello dal basso in alto con uno sguardo in cui l'umiltà e l'affetto sembravano mischiarsi al risentimento e al rancore. "Perché chiami in causa proprio me?" gli chiese. "Così, per interrogare qualcuno, per muovere le acque," Metello gli rispose. E c'era un'intonazione protettiva di complicità e di vittoria insieme in quelle sue parole. "Se non si comincia dalla famiglia, domandamela a me, Cipressino. Dammela a me la parola. Ecco, sentiamo il tedesco." Era un uomo di 40 anni, alto, pingue, plettorico. Non sarebbe sembrato un muratore, ma in realtà lo era, e fin da ragazzo si poteva dire aveva cominciato aiutando i manovali a impastare calcina. Buttori, Pio Buttori, era adesso primo muratore, lavorava nello stesso cantiere con Metello, con Lippi e col piccolo Renzoni. E non c'era chi non lo conoscesse e non gli portasse rispetto. Gli piaceva bere,
Ma a chi non piaceva? A lui in modo forse un po' esagerato, sempre dopo il lavoro comunque, col buio, e siccome il vino lo reggeva, questo anziché limitarla, gli aumentava la considerazione. Nell'86 era emigrato in Germania, aveva lavorato a Colonia, Lipsia, mai a Berlino, ed era tornato senza risparmi anche lui, ma in buona salute, l'animo allegro e una famiglia creatasi lassù tra i mangiasego. Perciò ora lo chiamavano il tedesco perché era stato in Alemagna e aveva sposato una tedesca e ci aveva una figliola di 10 anni, più albina che bionda, come la madre. Egli di persona era l'opposto. Com'era grande e grosso, così aveva il viso largo, bonario, ora paonazzo, più di sempre per via dell'afa che lo tormentava. E ciò che disse, le parole in cui si espresse, dettero la sensazione che veramente partecipassero l'opinione generale. Si tolse di bocca il filo d'erba d'avena che masticava e disse: «Con tutto rispetto per la Minta, io dico che non è necessario trovarsi sull'orlo della disperazione come si trova lui per essere d'accordo sullo sciopero. Se ne è ormai parlato e riparlato. Quelli di Torino come quelli di Napoli ci hanno dato l'esempio. Quelli di Bari, di Livorno e altrove già delle settimane che sono alle prese coi padroni e a parte questo. È da bambini far questione di campagna o di città. Si mangia forse di grasso noi che siamo di città e dormiamo tutte le notti nel nostro letto? Io ho una bambina che stenta un poco a esprimersi in italiano, siccome più che vicino a me sta tutto il giorno vicino alla madre, è naturale. Bene, anzi male, perché se la voglio mandare a ripetizione, devo fare a meno di bere di qualche altra cosa. Ora, lavoro ce n'è, questi sudici di impresari ci succhiano il sangue. Una norma di 1,5 metri al giorno non è uno scherzo, vuol vedere l'uomo in viso? Tu del buono queste cose le sai dire e le hai dette or ora meglio di me, ragion per cui io dico che noi non dobbiamo scendere in sciopero soltanto perché di quegli 8 soldi, di quel trentino al giorno di aumento, se chiediamo, ne abbiamo bisogno. Che ne abbiamo di bisogno lo sanno anche le pietre, le nostre disgrazie, che ce le raccontiamo a fare. Sembra si stia qui a togliersi le pulci l'un con l'altro. Io parlo per me, si corresse, intendiamoci, e dico che per quello che mi riguarda io allo sciopero ci sto perché oltre che averne bisogno di questa miseria di aumento, mi pare di averne, ma diritto. Questo sì che è parlare, disse del buono. Si era messo un fazzoletto intorno al solino e lo stesso, benché magro e tutto nervi, grondava di sudore. Caro Bastiano, lo interruppe Vuttori, ci si conosce da un pezzo, anche se sono stato fuori via tanti anni, ti ho ritrovato quale ti avevo lasciato. Se tu fossi vescovo, ti bacerei la scarpa. Non succederà mai, lo credo. Comunque, tu sai che a me, come al tempo degli anarchici quando ero giovane, così ora che avete preso piede voi altri socialisti, la politica non mi ha mai commosso. Qui come in Germania me ne sono tenuto sempre lontano. In galera non ci sono mai andato e spero di chiudere gli occhi senza dovermela assaggiare, ma se si parla di trovarsi d'accordo, io non vedo chi si possa tirare indietro. Non importa essere socialisti per capire che se noi ci si mette con le braccia conserte, i muri restano all'altezza in cui sono. Quindi proponiamoci di resistere finché si può, senza far troppi congiurati e mettere la mano sul fuoco. Io sono del parere che volendo si patisce meno noi a saltare una minestra che uno di loro, specie Fiaschi e Madì, a rischiare un ritardo nelle consegne. D'altra parte, se si continua a lasciarsi mettere sotto i piedi, l'esperienza ci insegna che la minestra si salta lo stesso e dopo la minestra il lesso e il mezzo litro. E allora, sotto finché ci si fa, poi di cosa, da cosa nasce cosa? Del buono si tolse e si riaccollocò gli occhiali sul naso. Sei più socialista te di tutti noi, Buttori, gli disse. Peccato ti trovi o costa giù, se no ti abbraccerei. Da uomini come te bisognerebbe si venisse tutti a scuola. Questa è l'idea che deve dare il sindacato. E va bene, lo interruppe di nuovo il tedesco.
rilasciami la licenza. E allora su e giù, sotto i facili, in riva al torrente, si rise. Quindi caparbio, monotono, tutta luce negli occhi e tutto sudore del buono riprese. Dopodiché, siamo proprio d'accordo? Tutti? Anche se lo sciopero dovesse durare più dell'anno passato? Ora non ci mettere paura, intervenne il vecchio Lippi. Paura cerchiamo di metterla agli impresari. Ma una voce sopraffece la sua e si zittì, come ambisse restare nel coro da cui proveniva, giù in basso, laddove il terzol era un rivolo appena e ci si rifletteva al sole. 3 settimane vorrebbe dire la fame per davvero. Tutti guardarono in basso e colui che aveva parlato non riuscì a sottrarsi. Vieni avanti, disse del buono. Bravo, rappresenta la tua opinione. Bixio, che coraggio che hai, sussurrò il ragazzo Renzoni. Era uno di quei giovani che stavano in ginocchio. Così restando, aggiunse a più alta voce: Dicevo che se le cose si dovessero mettere come l'altro anno, in coscienza, non lo so. Tu saresti? Farloni Bixio, lavoro nel cantiere del Massetani, alle cure. Sei di Vigogne? Questo era del buono che l'interrogava. Sì, sono di Vigogne. E non ho nessuna voglia di tornare sulla terra. Mi sono dato un mestiere proprio per questo. Ho fatto il soldato e da pochi mesi sono passato mezzo muratore. Non mi trovo nelle condizioni di Aminta. Sono ancora giovanotto e dai miei a Vingone un piatto di fagioli non mi mancherebbe. Ma io non gli voglio chiedere nulla. Mio padre non è mai stato d'accordo che mi sia dato un mestiere. Perciò vivo in casa, ma faccio da me. E voi avete un bel dire, ma se dopo 1 o 2 settimane Massetani non si piega, io non saprei proprio come rimediare. E benedir la schietta. Perfettamente, del buono convenne. Anche se è un discorso storto, ci ha la sua parte di ragione. Per ora basta che tu sia d'accordo di incominciare e di poter resistere 1 o 2 settimane. Se si desse il caso peggiore prima di fare il crumiro, se ne riparla. Mica potrai fare il crumiro da te solo. Il giovane assentì e si buttò indietro col corpo, appoggiandosi sulle mani e così piegato, come liberatosi da un peso che gli gravava sulla coscienza, guardò in alto il cielo. Vide uno stormo di passeri sollevarsi da un albero, dividersi, intrecciarsi, fuggire e spontaneamente sui labbri gli si disegnò un sorriso. Fu uno dei primi ad alzare il braccio, allorché si trattò di far la conta generale, ed ogni braccio alzato era un sì, e non c'era nessuno che non avesse il braccio alzato. Confermato lo sciopero per l'indomani, si provvide a nominare un responsabile per ciascun cantiere, colui che, dandosi l'opportunità, avrebbe parlato a nome di tutti col padrone. Tra gli altri, quelli del cantiere Madì si fidavano di Giannotto, era naturale. Così in testa a coloro che lavoravano da fiaschi ci sarebbe stato Corsiero, che durante gli ultimi 15 anni, pur restando fedele alla sua passione per le carte e per i tre moschettieri, aveva cambiato 1 o 2 volte impresa. Loro di Badolati, infine, li avrebbe dovuti capeggiare Lippi. Gli spettava di diritto per i suoi capelli bianchi e perché non gli mancavano né gli argomenti né la lingua che li sapesse colorire. Ma inaspettatamente. Apprezzo la fiducia, gli disse. È meglio che ci pensi cipressino. Io mi conosco, a volte non mi so controllare. Metello cercò di sottrarsi a cotesta investitura, ma poteva sembrare, insistendo nel diniego, che gli avesse da opporre delle riserve sullo sciopero e preferisse tacere. Va bene, accetto, disse. Non vi voglio far freddare il desinare.